30 anni che abbiano la CPK cellulare, ecco come devo fare il contratto. Questo contratto arriverà dall'Australia, io non so dove viene. Io non riesco a capire perché la CP vuole solo i soldi, poi vanno le pensioni e le case fanno schifo perché è una cosa di... E più questo contratto, una, non so quanto anni devi aspettare questo contratto. Io non so perché tutto questo tempo, qual è il problema? Perché la salatoria l'ho fatta, ho fatto tutto. Quindi questo contratto non arriva mai. Non riesco, perché così tanto? Non riesco a capire. Quando una si entra da casa, massimo un anno, due anni, il contratto io devo fare. Ma perché tutto? E poi dicono che cacciano la gente e c'ha il contratto. Ma come ragionano questi? Io non ho capito. Se io, innanzitutto, vabbè, non mi è bolletta, quindi non è che io so. Però voglio dire una cosa, se dice tu ti cacci da casa perché non c'è il contratto, ma se tu non me lo fai, a me mi hanno chiamato una volta, poi le chiameremo. Sono passati 7-8 anni, mi hanno chiamato mai. Ma una che deve fare? Cioè, che devi fare a questo punto? Io, guardate, io lavoro a scuola, no? A scuola c'è un degrado, come stava dicendo prima lui, dei giardini abbandonati. Io lavoro oggi, tra un piccione morto a scuola, topi. Allora, io dico una cosa, c'è un abbandono, oltre delle case popolari, pure delle scuole, una cosa vergognosa, perché ci sono i bambini dentro. Una domanda, questa casa di proprietà è IACP, è comune o ADER? Ader. Ma cioè poi io so solo che penso come siamo messi adesso non ci sono messi mai. Marino c'è la faccia come il cemento, io non riesco a capire questi che hanno fatto, questo che hanno fatto ancora stanno al governo. Non riesco a capire perché Marino ci prende pure in giro, ci ride in faccia. Cioè io non riesco a capire perché non si possono andare questi, io non riesco a capire, perché per Roma non sta a fare niente, Roma è sporca, io la infezione non la pago più, perché che esco da casa, ci cioè stanno i topi, e qui al parco del Pufello, che è il parco bellissimo, paghiamo noi per punire il parco, cioè 110 euro, cioè a me non mi pare giusto, è il parco bellissimo, deve fare l'aria ai cani, perché lì ci sono tanti cani, insomma per i cani dovranno... allora dobbiamo pagare noi. E esci da casa tutta condizione di strada che è un... cioè le strade sono zozze, poi si zingari, vengono, prendono... ma chi è? Ma solo in Italia vedo queste cose. Cioè io mi vergogno di essere italiana, scusate. Cioè troppe cose che non vanno in Italia, io non... Vabbè, comunque speriamo da fare qualcosa, che se ne vanno a casa, così stanno tutta la vita a casa. Grazie. Grazie mille. Allora, gli interventi sono finiti. Dopo, casomai, ci restano.